questi morti. Credi che sia sicuro? Credi che sia sicuro qui? Cos'è? Ora! Sono El Walker! Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me! E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne un poco per volta. Questa battaglia è solo mia! È un uomo solo! Ha ucciso Gunther! Non ucciso! Ha ucciso! Aspetta qui. Me ne occuperò io. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Qui. Trova qualcosa per tirarmi su. Ok. Thank you.
Atreus, la catena. La catena, ok. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte. Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Fidati questa volta, ti prego. Quell'albero con il tronco bianco e le foglie arancioni, dall'altra parte del ponte. Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ah! Ha un nome? Che ne so. Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale, o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora, se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Ah! Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Ah, di Grbicchia, Dumbrbakrauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? Ora sì che si ragiona.
Non guardare ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Dacci dentro con quell'ascia. C'è posto per me là dietro. Basta tu non rompa qualcosa. Questa strada porta alla montagna. La direzione dovrebbe essere quella. Ancora un'occhiata al negozio? Non l'avevo proprio visto. Potrebbe essere prezioso. Brock. Che altro ti serve? Perché tuo fratello ha metà marchio? Perché non ho più rapporti di lavoro con quel leccapiedi, capito? Non gliel'avrei mai fatto usare senza di me, e lui lo stesso. Così, l'unica cosa da fare era dividere in due il marchio, 50-50. È l'ultima cosa su cui siamo stati d'accordo. Buona fortuna e scatenatevi! Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti finché non ti fermo o siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene. Siamo di nuovo qui. Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi Grazia al cazzo? Ehi, Grazia al cazzo, vieni qui. Mi piace. Ehi, occhi aperti laggiù. Quel posto può spaccarvi il culo. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti finché non ti fermo o siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene. Forse possiamo passare di qui.
Di qua. Aspetta lì. Sono un sacco di droga intorno. Droger ferito. Di nuovo giù.